Adesso abbiamo Tiziana Rocca. Ciao Tiziana. Buongiorno Ciao Claudio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori a da te. Radio Yes. Allora, oggi il nostro primo ospite penso che sia dalle isole Lipari, Sì, no, giusto? il nostro primo ospite c'era un po' di tempo fa, adesso abbiamo già il secondo, Tiziana. Ah, ok. Ce l'hai? Ecco, sì, allora vai tu, presentalo tu. Valentina, meno male che ci sei tu a Valentina salvarci. Persia, meno male. Quindi Ma salve. buongiorno a tutti, come va? Bene, tu Tutto come bene, stai? Valentina, col caldo, guarda qui si sragiona. Fa troppo No, no. caldo. Anche perché dove facesse questo caldo a dicembre sarebbe un po' anomalo, no? Eh sì. Quando arriva dicembre, che ci sono la neve di quest'anno, quando arriva il caldo? Quando arriva il caldo, troppo Esatto. caldo, non si respira. Ci lamentiamo Tanto. sempre, non continua. Esattamente, esattamente. Invece, come si dice in gergo, non ci sono più le mezze stagioni, quindi Wow. accontentiamoci delle stagioni che ci sono e non Intere. ci lamentiamo, non ci lamentiamo. Quindi mi pare di capire Ma che ti dove piace sei questo tu? caldo. Io sono a Roma in questo momento, sono a Roma in questo momento e ripartirò domani per un premio nella Marsica, poi dopodomani mi troverò in Sardegna per serata, quindi insomma si gira, ormai è dato il via al mio tour estivo. Fortunatamente gran parte del tempo lo passo in aeroporto tra un volo e l'altro, quindi si sta freschi, poi la sera si lavora in serata, quindi il caldo lo soffro poco. Poi, essendo un amante più della montagna che del mare, amo più i mesi invernali che quelli estivi, quindi cerco sempre una zona di riparo quanto me, per quanto mi sia possibile, Certo. insomma. E mi sembra certo, ma queste serate, insomma, che cosa porti? Che allegria porti nelle serate di tutta Italia? La mia solita, Tutto diciamo, tavolo. quella sì, il mio classico, diciamo, divertimento Il tuo buono, cavallo di sano, di battaglia. salute, esatto, quello che piace alla gente sorridere. Ma io soprattutto quando faccio serata sono una di quelle che dà più prima e dopo lo spettacolo, perché mi piace rimanere con il gruppo dei comitati che hanno preso il mio spettacolo e quindi hanno pagato. Mi piace rimanere con loro perché ti fanno assaggiare sempre le cose. Non sono un VIP che ricerca il ristorante, questo proprio no. Mi piace molto mangiare con il gruppo dei comitati che fanno queste belle tavolate e cucinano le cucine locali che sono quelle che preferisco. E quindi si continua a ridere, si fa notte fonda, quando l'aria è più fresca e non ti viene voglia di andare a dormire. Beh, mi sembra infatti molto, molto bello perché tutti così si possono almeno nelle piazze rilassare e divertire, cosa Assolutamente sì, è fondamentale. il momento in cui tutti dicono c'è crisi, ma alla fine poi quando si sceglie uno spettacolo piuttosto che uno spettacolo musicale con dei grandi nomi che costano veramente tanto, invece quando si punta sulla comicità poi alla fine ripaga sempre, perché le canzoni sì, però magari farsi quel bel po' di ritardo, un'ora, le persone vengono sempre da me e mi dice stasera mi ci voleva proprio, quindi è bello, una bella soddisfazione, abbiamo un bel compito noi comici. È mica È facile vero, oltretutto, no? Far ridere. no, è No, molto difficile. assolutamente, assolutamente sì, anche perché porti sul palco, anche quando hai dei problemi tuoi personali, bisogna chiudere delle porte a tenuta stagna e andare avanti per un'ora, anzi diventa quasi terapeutico, perché in quell'ora riesci comunque a mettere sul palco mentre stai facendo le battute, metti anche il tuo dramma, nessuno lo riesce a leggere, però tu lo sfoghi nel momento in cui parte l'applauso, sembra quasi che tutto è scomparso, e quindi è bello anche per questo, soprattutto quando siamo in momenti no, anche noi li viviamo, ahimè, purtroppo Certo. non siamo indifferenti a questo, e quindi quando capitano però riusciamo subito a ritirarci su di morale, fino a quanto è possibile, ovviamente. Tra uno spettacolo e l'altro riesci a farti qualche giorno di vacanza, Valentina? Guarda, non ci penso proprio perché se mi faccio la vacanza me ne vado più in Abruzzo, in montagna, Certo. dove il sole di giorno si sta chiuso nelle case perché le mura sono molto grosse, quindi si sta freschi, ripeto, non amo l'estate ma amo l'inverno, quindi ci faccio poco con il sole, lo riesco a prendere quando faccio le prove e prima di scendere il sole riesco ad abbronzarmi così a tratti. Poi vabbè, una settimanella che rimane di tempo tra una serata e l'altra che riesco 2 o 3 giorni a strappare, mi piace molto mettermi in sella in moto e andare nelle spiagge dove c'è praticamente nessuno. Non sono una da spiaggette dove ci sono tutti assiepati che magari eviti anche di portarti l'ambrosiante, tanto te lo mette quella dell'ombrellone vicino perché siamo talmente attaccati.
Va sono bene. Grande, non serve. Valentina, grazie per essere stata con noi. Veniamo a vederti a voi, nei tuoi ragazzi, live. Ragazzi, una buona estate, divertitevi, sorridete, non vi bruciate, non pensate alla crisi, ma sorridete. Brava, giusto. Assolutamente. E voglio fare un abbraccio e voglio mandare, permettetemelo, un abbraccio, un grande bacio a tutte le persone che purtroppo in questo momento si trovano in tutte le cliniche ospedaliere d'Italia e nel mondo, per carità, allargo il mio abbraccio e vi auguro insomma di una pronta guarigione per voi e per tutte le vostre famiglie. Un bacio grande. Grazie Valentina. Ciao. Grazie, un bacio, a prestissimo, ciao. Tiziana, noi ci risentiamo domani mattina. Assolutamente, l'utile e dilettevole torna domani con 40 gradi, ci saremo. Grazie Claudio, grazie alla nostra regia, ciao.